Allora, sicuramente sanità, ovvio, sicuramente. Scuole, istruzione, perché è passata in secondo ordine, assolutamente. E poi ho un po' di senso civico comune, che mi è venuto a mancare. Elezioni regionali il 12 e il 13 febbraio, al voto 517.000 comaschi. I cittadini sono chiamati ad eleggere il consiglio regionale e il presidente. Siamo in città Como per capire quali sono oggi le priorità per la Lombardia. Sanità al primo posto e ancora trasporti, cultura, opere pubbliche e rilancio del turismo. Secondo i cittadini, la Lombardia deve ripartire da questi temi. Quali sono oggi le priorità per questa regione? Le priorità sono la sanità in assoluto, perché il territorio è sprovvisto di servizi. Quei pochi che ci sono funzionano poco e male. C'è oltretutto una carenza strutturale di medici, quindi invece di potenziare in assoluto la qualità che obiettivamente in ospedale esiste in Lombardia, bisogna trasportare la qualità della sanità lombarda ospedaliera sul territorio. La cultura, innanzitutto, poi la sanità, che ci sono dei problemi, poi per Como soprattutto direi i lavori pubblici. Qua troviamo l'esempio del Lungolago, che è un'opera incompiuta da anni. La sanità. Lei vada a pronto soccorso, giri il pronto soccorso, giri gli ospedali. Noi che non ce lo possiamo permettere di avere una visita privata. Sanità, istruzione. Sanità, dopo che l'hanno distrutta, magari risistemarla. I lavori di manutenzione, la grossa viabilità e diciamo, la riorganizzazione di alcune cose. Lavorare col turismo, che è quello che ci sta dando ragione. Già si sono già anticipate le stagioni e tutto, dobbiamo essere pronti per farlo. Mancano alcuni servizi. Innanzitutto la sanità, perché sono reduce dall'ospedale, no? I centri di soccorso sono una cosa indicibile, no? Quindi la sanità, no? Primum vivere, il primum vivere.